Terramara. Anticipazioni della lunga puntata di sabato 29 aprile. I colpi di scena non sono finiti. Anzi, questa volta sarà Adnan protagonista di una puntata al cardiopalma. Si inizia con Demir che ha radunato tutti i lavoratori della tenuta e ha annunciato la nascita di Leila ed anche l'organizzazione di una grande festa in suo onore. Quindi da Assanie un sacchetto pieno di monete d'oro da distribuire a tutti. Nella sua casa, Atip sta per cenare con la moglie quando riceve una telefonata, dopo la quale le dice che un suo amico ha chiesto aiuto per un problema sorto in un suo allevamento, per cui deve andare subito da lui. Nassie, dopo avergli fatto notare che lui non ne capisce nulla di animali, gli sottolinea che ogni sera esce con una scusa e non torna a dormire. Atip inventa scuse e la accusa di non essere solidale con gli amici, poi se ne va. Lei però non gli ha creduto, infatti poco dopo Nasie a bordo di una macchina si è messa a seguire a tip e vede che non sta percorrendo la strada per andare dal suo amico. Gulten e Fadik conducono Adnani in ospedale dalla mamma e quando Demir lo vede, lo prende subito in braccio e l'avvicina a Leila dicendogli che è la sua sorellina e lui sarà un buon fratello. Nella stanza accanto Mushgan è con Fekeli e Beje e dice loro di essere molto triste, ma Fekeli le risponde che invece devono essere forti in questo momento difficile. Nel frattempo Ilmas è con il suo bambino e viene raggiunto da Sebatin e con lui si sfoga dicendogli che soffre vedendo il figlio lottare per la vita senza poterlo aiutare e che può solo pregare per lui. Sebatin cerca di infondergli coraggio, dicendogli che deve essere forte perché il bambino e Mushgan devono potersi aggrappare alla sua forza per andare avanti. Nel frattempo, A tip si reca in un'allegra cena con amici e giovani donne e riferisce della bugia che ha dovuto raccontare alla moglie per poter essere lì. Contemporaneamente, Nasie, avendolo seguito, è arrivata anche lei fuori dalla casa dove sono parcheggiate tante macchine. Nasie si apposta dietro una finestra, vede che tutti ridono e si divertono insieme a giovani donne disinibite. Poi mettono musica mentre una ballerina inizia a danzare. Sebatin si reca da Charmin che lo sta aspettando e ha preparato una cena per loro due. Lui, però, le dice che ha già cenato e deve tornare in ospedale e le chiede perché lo ha chiamato. Charmine gli risponde che è triste per non aver saputo del matrimonio di Betul, che non l'ha cercata perché era rimasta senza casa e con tanti problemi. Quindi gli dice che ha fatto tanti errori, ma ha imparato la lezione e gli dice che vuole riconquistarlo e tornare insieme. Quindi gli prende una mano, ma vede che lui indossa un anello e gli chiede cosa significa. Sebatin le risponde che sta per sposarsi. Mentre Atip si diverte con l'allegra combriccola e balla spensierato, irrompe nella stanza Nasie, con le mogli degli altri uomini presenti che si stavano divertendo anche loro con altre donne. Le mogli iniziano a picchiarli e a prendere per i capelli le donne cacciandoli da lì. Nasie si gode lo spettacolo e Atip cerca di convincerla a farla fermare. Rimasti soli, lui cerca di protestare, ma lei gli dice di vergognarsi e lo porta via da lì. Intanto Charmin dice a Sebatin che non può sposarsi perché ha una figlia adulta e si deve vergognare. Sharmin, vedendo Sebatin irremovibile, inizia a urlare avvertendolo che se si sposa rovinerà la loro reputazione e gli farà vivere una vita di inferno e poi anche lei si risposerà. Sebatin le risponde che può fare quello che vuole e se ne va, lasciandola in piena crisi nervosa. Mushgan intanto si reca nella camera dove si trova il suo bambino. Qui la raggiunge Zuleia che le dice che è sicura che il bambino starà meglio e di non preoccuparsi. Mushgan le si avvicina e le chiede se è felice che lei non possa dare un bambino a Ilmas. Zuleia le risponde che è solo preoccupata ma lei in preda ad una crisi isterica la aggredisce e le urla che il suo bambino vivrà così lei non sarà felice. Le sue urla fanno accorrere sia Ilmas che Unkar, che le toglie Zuleia dalle mani, mentre lei continua ad urlare non facendosi avvicinare da nessuno, per poi cadere a terra, mentre continua a piangere e urlare a Dio di salvare suo figlio. Zuleia è tornata a casa con la bambina che Demir coccola continuamente. Poi parlano del ricevimento e della preghiera comunitaria che si terrà quella sera nella loro casa, per augurare a Leila e a tutti i bambini nati nello stesso periodo salute e felicità. Durante la colazione Demir dice alla madre che vuole denunciare Sharmin per la sottrazione della notifica e vuole vendicarsi. Quindi si fa dare la dichiarazione di Sharmin in cui confessava di aver dichiarato il falso accusando Demir di aver ucciso Gengaver e lo aveva mandato in carcere. Più tardi, Demir si reca dal procuratore Giulide e fa una denuncia per calunnia contro Charmin. Giulide lo avverte che la vicenda sarà di dominio pubblico, ma lui non se ne preoccupa. Nel frattempo, Charmin viene a sapere da Fusun del ricevimento a casa Yaman, al quale è stata invitata assieme a tutta Ciukurova e le fa notare come invece lei non sia stata invitata, indispettendola. Ilmas si reca in ospedale da Mushgan, ma lei non vuole vederlo. Ilmas cerca di farla ragionare, ma lei lo accusa di aver incontrato Zuleia da solo e di averla portata in ospedale invece di dirle che non voleva più vederla. Quindi ora lei non gli crede più e se ne va lasciandolo solo e sconsolato. Nel frattempo alla villa sono arrivate tutte le invitate, accolte da un carro con Adnan. Quindi arriva Zuleia con la piccola Leila e tutte la benedicono e la festeggiano. Nassie fa notare a tutte come Zuleia si è in forma nonostante abbia partorito da poco. Poco dopo arriva una donna addetta a condurre le preghiere che vengono subito iniziate. Nel frattempo, Demir si è arriccato al villaggio dove presenzia con al sacrificio di agnelli al Signore in onore di Leila e poi inizia a distribuire soldi a tutti gli abitanti e giocattoli ai bambini. Quindi Demir va via, lasciando Sanie a presenziare alla cottura della carne e alla sua distribuzione. Poi le va vicino la piccola Uzum e lei inizia a coccolarla, mentre la bimba le dice che è molto dolce e buona. Si avvicina la mamma di Uzum che deve recarsi al lavoro, ma la bimba non vuole stare sola. Allora Sanie si offre di portarla alla villa e lei accetta grata. Sebatin è al circolo con Giulide e lei gli riferisce del documento che Sharmin ha firmato in cui dichiara di aver testimoniato il falso contro Demir e della denuncia per calunnia che lui ha presentato. Sebatin le dice che Sharmin è colpevole, ma è una donna che non ammette la propria colpa e non accetta la sua punizione senza reagire. È sicuro che metterà in giro la voce che il pubblico ministero è geloso di lei e la perseguita. Julide gli risponde che ha pensato che Charmin si possa vendicare perché è la sua fidanzata. Allora lui le raccomanda di non lasciarsi condizionare da quello che farà Charmin, ma di fare solo il suo dovere. Intanto alla villa sta svolgendo la preghiera per la salute e la felicità di Leila, dopodiché tutte le signore presenti danno il proprio regalo alla bimba. In quel frangente Amin riesce a sfuggire alla sorveglianza e a recarsi nel fienile, dove essendo buio accende una candela posizionandola sopra una balla di fieno. Adnan, nel frattempo, anche lui sfuggito alla sorveglianza, entra nel fienile e si mette a sedere vicino al fieno, mentre invece Amin, pensando che c'erano stati dei ladri che avevano rubato il suo oro, esce di corsa urlando e rovesciando la candela, che cadendo sul fieno gli dà fuoco, poco distante da dove si trova Adnan. Ilmas è con suo padre e si rammarica perché Mushgan non vuole parlargli. Fekeli gli dice che deve capire che lei sta soffrendo per il suo bambino. Ilmas gli risponde che anche lui sta soffrendo per il suo bambino e anche per lui non è facile sopportare quel dolore. Contemporaneamente, Mushgan, in lacrime, telefona a Ilmas. Mentre la stanno cercando, Amin torna alla villa e arriva Zuleia che, preoccupata, dice di non trovare Adnan. In quel momento viene dato l'allarme che il fienile è in fiamme. Tutti accorrono al fienile in fiamme e si cerca di spegnere il fuoco certi che dentro non vi sia nessuno. Però Uzum riferisce a Sani che ha visto Adnan entrare nel fienile. Esplode quindi la paura di tutti. Zuleia inizia a gridare mentre un e Demir la sorreggono mentre Adnan, dentro il fienile, osserva il fuoco. Contemporaneamente, Ilmas, al telefono con Mushgan, le chiede cosa sia successo. Ora c'è un piccolo salto temporale di qualche minuto che fa vedere Charmin che si era recata prima a casa di Mushgan dove non aveva trovato nessuno e guardando verso la villa aveva visto Adnan che entrava nel fienile. Poi, quando aveva visto il fuoco che divampava all'interno, era entrata sfidando le fiamme, aveva preso Adnan, mentre fuori tutti, ignari di dove fosse, lo stavano cercando. Si torna al presente, quando dopo la rivelazione di Uzum, tutti sanno che tra le fiamme si trova Adnan e Zuleia viene fermata prima che si lanci tra le fiamme per raggiungerlo. Mentre Demir si sta per lanciare nel fienile, esce Sharmin con Adnan in braccio. Subito tutti accorrono a prendere il bambino e a soccorrere Sharmin. Contemporaneamente Ilmas e Fekeli, in seguito alla telefonata di Mushgan, si precipitano in ospedale. Terminano così queste anticipazioni. Cosa avrà detto Mushgan Ilmas tanto da farlo correre in ospedale e cosa ne sarà di Shermin ora che ha salvato Adnan? Iscrivetevi al canale e continuate a seguirci se volete supportarci abbonatevi al canale e in ogni caso un abbraccio e ci sentiamo nei commenti.